Buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Di world building potremmo andare avanti a parlarne per anni, però diciamo che per ora i punti fondamentali, almeno inizialmente, li abbiamo visti. Diciamo che adesso abbiamo creato il nostro mondo, gli abbiamo dato una fisica, una fisicità, lo abbiamo popolato di organizzazioni, culture, razze e religioni, abbiamo inserito elementi magici e fantastici che lo caratterizzino. Il lavoro però non è ancora finito. La parte più importante del world building, infatti, è che il mondo non viene realizzato come puro esercizio intellettuale per far vedere quanti si è bravi a sviluppare un mondo. Il mondo di gioco esiste perché all'interno di esso i personaggi dei giocatori devono vivere le loro avventure. Quello che bisogna ancora fare quindi è presentare il mondo di gioco ai giocatori in maniera da renderlo comprensibile, verosimile e interessante e fare in modo che vivere le loro avventure al suo interno sia perlomeno appassionante. Questa settimana vediamo proprio come almeno io faccio a farlo. So di averlo ripetuto spesso in molti video, ma ripetita iuvant, lo voglio dire ancora una volta in questo. Tutto quello che io dirò in questo video l'ho preso dalla mia esperienza personale come master e dall'esperienza di altri master con cui sono potuto confrontarmi direttamente. Non lo prendete come un elenco di punti da rispettare per far funzionare sicuramente la vostra presentazione del mondo. Ogni gruppo di gioco è diverso, qualcosa che ha funzionato per i miei gruppi non necessariamente funzionerà per il vostro. Prendete questo video non come una serie di diktat, ma come uno strumento per riflettere su come voi fate le cose e magari vedere se cambiarle o continuare a seconda di quanto funzionino. Chiarito questo, cominciamo con il video vero e proprio. E diciamo che la prima cosa da fare, che è quella che funzionerà di meno e resterà meno impressa nella mente dei vostri giocatori, ma è quella più veloce e più facile da ottenere, chiamiamola l'introduzione zero. Introduzione zero proprio perché avverrà durante la sessione zero. Di cosa sia la sessione zero ne abbiamo già parlato, se vi siete persi il video ve lo lascio qua in alto, non starò a ripetermi. Il primo impatto che i giocatori dovrebbero avere col mondo di gioco deve essere proprio in sessione zero, sia che vi stiate limitando a presentargli il mondo che avete creato voi o che avete preso da un manuale già fatto, sia che il mondo di gioco sia creato in sessione zero in maniera collaborativa. Anche su questo poi bisognerebbe fare un video più avanti, devo pensarci. In questa prima fase dovreste limitarvi a dare ai giocatori le informazioni minime, il più stringate possibile, nella maniera più schematica possibile, e a meno che non ci sia un'esplicita richiesta da parte dei giocatori, magari perché gli serve qualcosa per la creazione del loro personaggio, non scendere nei dettagli. In sessione zero va benissimo presentare l'intera ambientazione, come in questo mondo ci sono due pianeti, c'è il pianeta dei buoni, il pianeta dei cattivi, ma in realtà c'è un terzo pianeta che è il pianeta di quelli così così. In presentazione zero però, se riuscite, spendete un paio di parole in più riguardo al sistema magico, che dato che probabilmente è la cosa più strana all'interno della storia, deve essere subito chiaro ai giocatori qual è quell'elemento che fondamentalmente devono ignorare perché apparentemente non ha senso ma serve per la storia. Sia durante la presentazione zero, sia nei primi momenti della storia, diciamo le prime scene della quest, magari proprio la prima scena o la prima sequenza di scene, la cosa a cui dovrete introdurre prima di tutto è il tema della campagna o il tema della storia. Con il tema non parlo della trama, anche se
anche quella dovrebbe essere in salita il prima possibile, ma il tema proprio ciò di che cosa andrà a parlare la storia. Diciamo che, per esempio, voi state preparando una quest di Dungeons and Dragons, il cui conflitto centrale sarà la lotta delle forze della legge contro le forze del caos. Ecco, la prima situazione durante le prime sessioni di gioco in cui i giocatori dovranno trovarsi dovrebbe essere una scena in cui c'è uno scontro tra la legge e il caos. Il conflitto dovrebbe essere anche presentato nella maniera più diretta possibile, in modo che i giocatori si rendano immediatamente conto di che cosa succede in questa storia. Dicendo, prendendo sempre l'esempio dello scontro della legge contro il caos, nella prima città in cui i giocatori arrivano, assisteranno alla scena di un uomo sta per essere impiccato per un crimine veniale, per aver rubato un tozzo di pane perché aveva fame. Qua troveranno due PNG, uno che dice, sostenendo la fazione del caos, che sì, ma questo crimine è talmente banale che non dovrebbe neanche essere punito, e un altro che invece sosterrà la fazione dell'ordine dicendo che la legge è legge, rubare è sbagliato, non importa quale sia l'entità del reato, ma solo che il reato sia stato commesso. Se questa cosa viene presentata all'inizio, oltre al fatto che i giocatori sappiano poi di cosa dovranno aspettarsi durante il resto della campagna, tornerà utile anche a voi perché guardando le reazioni dei giocatori magari sarete già in grado di valutare, nel nostro esempio, per esempio, quale delle due fazioni sarà più probabile che verrà alla fine spalleggiata dai giocatori, se si schiereranno con la legge o con il caos, o anche se apparentemente i giocatori non sono interessati a questo tipo di conflitto e quindi magari dovrete cambiare la storia o magari dovete semplicemente presentare il conflitto in un'altra maniera per renderlo più interessante. Il mondo di gioco però non si limita al suo tema centrale e voi avete un sacco di elementi fisici, politici e fantastici da introdurre. Anche in questo caso, però, è conveniente presentare i vari elementi per gradi man mano che la storia prosegue. Sì, mi rendo conto di ripetere ossessivamente questa cosa di non presentare gli elementi tutti assieme, ma ho visto talmente tante volte dei master fallire e buttare tutto in caciara che oramai è una paranoia a riguardo. Cercate anche di far apparire questi elementi almeno una volta prima che siano effettivamente utili per la storia. Se un determinato quartiere della città è malfamato, fate in modo che i giocatori sentano parlare o visitino il quartiere prima del momento della storia in cui debbano effettivamente andare nel quartiere per risolvere il crimine. Se c'è un PNG importante, fate in modo che lo incontrino prima che questo PNG diventi importante per la storia. Questo, da una parte, serve a consolidare ulteriormente le informazioni per i giocatori. Virtualmente quel quartiere e quel PNG saranno introdotti due volte. La prima volta precedentemente e poi una seconda quando saranno utili per la storia. Ma serve anche aumentare la verosimiglianza del mondo perché non si avrà l'impressione che luoghi e persone compaiano dal nulla solo quando sono funzionali alla storia, ma che siano tutti elementi che erano sempre stati presenti, solo che in questo momento incidentalmente sono sotto i riflettori. Anche se poi nella realtà ovviamente non è così. Tutto quello che esiste nel mondo di gioco esiste perché è funzionale alla quest in un modo o nell'altro. Se c'è un elemento che non serve per la storia, quell'elemento va tolto. Potete anche usare tutti quei buchi nella realtà in cui dovrebbero esserci elementi a cui non vi interessa per la storia che cosa dovrebbe esserci, alla libertà dei giocatori. Lì c'è una città e ha un porto. Cos'altro c'è nella città? Boh, ditemelo voi.
virtualmente questo può aumentare anche il coinvolgimento e magari potrebbe tornare utile per qualcosa se le idee sono buone. Non fate l'errore di considerare gli aspetti tecnici della narrazione come slegati dalla storia vera e propria. La struttura degli atti, anche proprio la struttura episodica delle quest, possono tornarvi utili per introdurre gli elementi del mondo. Di cosa sia e come funziona la struttura in tre atti, anche di quello abbiamo già parlato, vi lascio il link qua su se dovete andare a recuperare quei video perché è veramente un discorso lungo. Il metodo che uso io in questi casi, e mi ci sono sempre trovato bene, anche perché è abbastanza veloce, è fondamentalmente io prendo i vari elementi che devo presentare nel mondo, li scrivo in un elenco in maniera schematica, poi raggruppo questi elementi in modo che siano differenti tra di loro e scrivo una quest per il primo atto della campagna centrata su questi argomenti nello specifico. Vediamo di spiegarlo in maniera un attimo più concreta. Diciamo che il mondo di gioco di questa campagna avrà sei elementi caratteristici che devono essere presentati ai giocatori. Due elementi fisici, tre culturali e uno fantastico legato al sistema magico. A questo punto prendete i sei elementi e divideteli in gruppi cercando di fare in modo che non ci siano due elementi presi dallo stesso tipo di elemento. Nel nostro caso avremo tre gruppi, due che contengono un elemento culturale e uno fisico, e uno che ne conterrà uno culturale e uno fantastico. Ognuno di questi tre gruppi diventerà poi una quest durante il primo atto della campagna. Diciamo che nella prima quest i personaggi saranno impegnati a esplorare il territorio insieme alla Gilda degli Avventurieri. Nella seconda saranno alla corte del re e discuteranno di politica e della gestione delle risorse del regno. E nella terza dovranno aiutare la Gilda dei Maghi in qualche bizzarro esperimento ai limiti della magia. A questo punto, quando alla fine del primo atto, inizio del secondo atto, il solito malvagio barone attaccherà il regno, i personaggi sapranno già come è fatto questo regno, la sua geografia, la disposizione delle risorse, il suo governo, chi ci abita, quali sono gli elementi caratteristici, magici e metafisici del regno. Tutto questo sarà già stato presentato, lo sanno come funziona il mondo dove vivono. Poi, durante l'arco principale della campagna, queste cose verranno approfondite, appariranno più villaggi, PNG specifici, ma i giocatori già all'inizio della quest avranno già tutte le informazioni che tecnicamente gli servono fino alla fine della storia. Diciamo che per questo video è tutto, ve lo ripeto, questo è il metodo che uso io, non necessariamente funzionerà per voi, però a questo punto scrivetemi sotto nei commenti qual è il metodo che utilizzate voi per presentare il vostro mondo ai vostri giocatori e come funziona e se funziona. Per il resto, se avete domande, dubbi o perplessità, scrivete anche quelli nei commenti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. Io sono il Master Kai, noi ci vediamo nel prossimo video.